sono più di 25 anni che lotta, anzi più di 30 anni, pensate che nell'85 già lottava Bernie, quindi siamo nel 2019, 19 più 15, vedete un po' voi. 34 anni, intanto qui Randy Palm Slam! Ti mi sta qui! Eh sì, mi sta qui, voglio dimostrare, io non vengo da New York Assistar. Vengo dalla gavetta, la Ghi si è fatto un nome nelle federazioni minori e non mi importa se la World League Federation se ne andrà a costituire ora. Io vengo da altre federazioni minori, mamma mia, però qui qua penso che siamo in titolo di coda. Spinna, Spiral Powerbomb, mamma mia ragazzi, che manovra devastante da parte di Alexander, che ora sa che è il suo momento propizio per vincere. Match molto fisico, mentre dopo abbiamo altri tre match di questo Minor Dream Tournament, di questo primo turno. E apriamo attenzione qui, intanto Exploder Suplex, grandioso, grandioso Alexander, potrebbe già chiudere il match, mentre l'altra volta due triple threat, di cui una eliminazione. Ryman non si resta contro Adrian, scusate, è eliminazione, e l'altro non sarà eliminazione, vedrà Oddi contro Nickolson, contro Terry Johnson. Poi vedremo un altro match del Mountain che sarà Stependru contro Sean Finn, anche quella bella sfida. Neckbreaker qui di Alexander, che deve chiudere il match, ma Mr. P non ci sta, non ci sta, Mr. P adesso lo prende alle spalle, momento propizio, back suplex, a fatica, eh sì, perché Alexander P aveva tentato una buona difesa, però non c'è riuscito. Qui a vuole due, attenzione, presa clinch, però al centro del ring, momenti fatali del match, lo prende. Atomic drop altissima da parte di Alexander, che vuole chiudere, forse chiama il clutch. Mi sta qui, però non si fa mettere le mani addosso. Altro clinch per la vita di Alexander, e anche stavolta mi sta qui, lo vedo a corto di ossigeno, ha bisogno di un sospiro d'aria, perché veramente non riesce a più controllarsi. Attenzione Alexander, backbreaker a pendolo, che può chiudere il match. Scrap Buster, mamma mia ragazzi, che manovra, poi entra la sua alley hop face buster, niente a fare. Bella manovra, bel match tra questi due, che sta venendo fuori. Mr. P lo lancia, attenzione, lo prende al volo, forse no, Alexander è molto bravo, Mr. P respinge contro la manovra, attenzione, incredibile, tornado, forza 5, su Alexander, è finita, poi veramente finita, non lo schiena, solo lo schiena, che errore, eh no, vuole dimostrare di essere nettamente superiore, non l'ha schienato con il tornado forza 5, forse non gli ha neanche venuto molto bene. Però potrebbe essere la manovra decisiva, e batto! E qui va a chiudere Alexander. Qui Alexander va a chiudere il match. Eh sì, è stato stordito Mr. P. Alley hop, face buster! Ah no, un'altra powerbomb. In versione sit out, e qui siamo a titoli di coda. Attenzione! Un pugno destro chiuso, devastante. A mano chiusa, mamma mia, pugno chiuso. Alexander lo prende, body slam! Non c'è più storia. Siamo in di coda, ancora di troppo questo calcio lì, siamo editore di coda, 1, 2 e 2, non basta, il match continua, ma mi sta qui alla canna di gas, veramente ha bisogno di un break, perché Alexander non glielo sta concedendo in nessun modo, sta lottando molto bene, mi sta qui per questa carica, attenzione, incredibile, lo va a chiudere. Non era proprio un F5 stavolta, più una DDT molto strana. Suplex di verticale di Alexander, attenzione, ancora mi sta pidendo negli occhi, mi sta più, attenzione, momento fondamentale del match. Alexander lo lancia, siamo ai titoli di coda per me. Alexander non può sbagliare questa mossa. Sbaglia qui però, sbaglia qui, mi sta qui, si carica con il best slam. È finita qua, eh sì. Mamma mia, gli ha rotto la schiena. E anche l'alto superiore. Mr. P. È finita qua. Vediamo che Alexander però gli sciva alle spalle. Andami troppo. C'è Alexander. Che ora deve chiudere il match. E lo sa, lo solleva. Wasteland. Eh sì, terra bruciata. E poi siamo pronti ad Alexander's Power. Il potere di Alexander. Eh sì. Non è finita ancora, mamma mia! Un pugno chiuso terribile. Penso che il match sia concluso. Ma non va a chiudere neanche Alexander. Siamo molto stanchi due, ormai il match che dura da circa 9 minuti.
Mister P che si inventa, ma sei sotto missione, Alexander potrebbe cedere. Mamma mia ragazzi, che reattività. Alexander è messo molto meglio, qui potrebbe chiudere il match. Potrebbe davvero chiudere il match, Mister P qua lo solleva. Running Power Slam, no! Alexander c'è, no, caro. DDT, eh sì, e qua siamo dietro di coda. DDT pazzesca di Alexander. Eh sì, tutti a casa. 1, 2 e 3. Alexander batte Mr. P con una DDT molto particolare, frontale, davvero molto strana. Lo fa con molta fatica però, eh. È un Alexander che non ha convinto oggi. No, Mr. P perde, è vero, e quindi non avanza al secondo turno. Alexander avanza, ma non ne ha convinto per niente. E no, ora andremo a vedere il suo avversario, perché il prossimo sarà il Triple Threat eliminazione. Ryman contro Testa, contro Adrian. One of these days the sky's gonna break and everything will escape. And I'll know. One of these days the mountains are gonna fall into the sea, and they'll know. But you and I were made for this. I was made to taste your kiss. We were made to never fall away. Never fall away.
l'ingresso di Adrian Eagle. Eccolo qui, un Adrian Eagle che ha bisogno di un'affermazione importante, altrimenti cosa dimostrerebbe ai suoi allievi Six e David Johnson? Non dimostrerebbe niente, però una vittoria in questo match a eliminazione sarebbe davvero fondamentale. Non ci credo, Testa, pur di fare questo match, non farà delle cronaca. Il campione WCWF, Alex Testa, è qui per dimostrare di saperci ancora fare sul ring. D'altronde l'anno scorso lui era campione del mondo WWF, non era quindi l'ultimo della classifica, quindi WWF oggi vuole passare questo turno in un match peraltro molto difficile per lui, eh. Eliminazione vuol dire che non conta il primo schieramento, bensì l'ultimo, tra gli ultimi due che rimarranno sul ring, entrano il tetto davvero senza squalifiche, neanche Rob Break, a quanto pare hanno tolto, e peraltro si può schienare e sottomettere anche fuori dal ring, perciò è un match dove è valido tutto, dove tutto può accadere. Testa inizia molto bene, Testa che non lotta ormai da tanto tempo, è vero, ha lottato alla Rumble, è durato poco più di 5 minuti, lui che ovviamente ora è diventato un telecronista per eccellenza. Crucifix splash da parte di Slam, scusate, da parte di Adrian, mentre ora vorrei vedere se Testa si allea davvero con Adrian, si allea con Adrian. Vabbè, Adrian sa che contro, magari contro Ryman non ha niente a che fare, contro Testa ha paura perché Testa è un furbo, però certamente Adrian oggi ci metterà il cuore e penso che sia Six che David Johnson stanno guardando, anche se David Johnson dovrà lottare nel prossimo match, sarà il prossimo triple threat, non sarà eliminazione, sarà ovviamente senza squalifica anche quello, però c'è una bella differenza tra triple threat e eliminazione, e triple threat non è ad eliminazione. Questa differenza potrebbe portare il match a concludersi anche piuttosto velocemente se due si alliassero, se due tra questi tre alleati si alliassero, anche perché se Ryman si allia con la Testa potrebbe far fuori subito Adrian, ma Ryman non è così bastardo, Adrian sa che deve farsi amico o Testa o Ryman, non potrebbe battere o uno o l'altro, quindi io penso che questo match Testa potrà far valere la sua maggior esperienza, anche se Ryman non è un inesperto, anzi è da circa 10 anni che lotta in WWF, però sappiamo che non è più lo stesso Adrian o lo stesso, scusate, non è più lo stesso Testa di una volta, fino all'anno scorso era grande, poi secondo me ha voluto intraprendere questa scia come commentatore, non lo so, perché Testa mi piaceva, personalmente non era un grandissimo atleta, questa cosa è un saluto, ha vinto molte volte per fortuna, molte volte per scorrettezza non vista dal direttore di gara, però alla fine il suo regno l'ha fatto, insomma ha durato 3 mesi e mezzo, 4, niente male, eh? Per uno come Testa che poi si andrà a fare il commentatore, diciamo Michael Cole, quindi sì, anche perché Jerry King Lawler a quanto pare adesso sta facendo l'intervistatore in altre, il giornalista, no? Quindi si è un po' allontanato dalla scrivania